Comunque io ve lo dico, indipendentemente da tutti i problemi, girare con la Watts non ha eguali. È sempre una figata. Girare con la Watts è sempre una figata. Intanto per gli ostacoli, così, e poi semplicemente per... Ciao, bella! Semplicemente per... come dire? Per tutto quello che non ha. Non c'è un cazzo. No, è proprio giusto la macchina e basta. Certo, se funziona sempre, ottimo. Ma se... hai problemi, dà un po' fastidio, però non hai guai. Adesso vado dal meccanico, andiamo a sentire un po' che cosa mi dice e voilà. Ecco, in ogni caso adesso viaggio con la benzina e non conviene girare con il gas, cioè metterlo solamente nelle occasioni nelle quali hai finito la benzina. Quindi usarlo solo per come le emergenze, ecco. E si viaggia con la benzina e si usa il gas solo per le emergenze. Adesso devo fare un tot di chilometri per vedere il consumo dell'olio, la temperatura e se si sente puzza nell'abitacolo. Altro? Nient'altro. Ah, ecco, tornato un problema con le ridotte, cioè cioè che va fanculo. Tornato un problema con le ridotte, nel senso che entrano quelle lunghe ma non entrano quelle corte, capito? I don't know why, cioè sembra proprio che il... sono rimaste ferme per un tot. Questo lo scorso inverno funzionavano, non c'era nessun problema, adesso si sono, come dire, bloccate. Provate prima che ero in crisi dentro un prato e quindi non funzionavano e via. Un'altra cosa che gioca a favore della Watts è la posizione da seduto con la vista che c'è appunto intorno, nel senso che la vista, cioè la, come dire, la postazione di guida è molto più turistica. Guarda, quando sei su un'altra macchina, tipo anche la Mini, appunto, no? Sì, sei in una posizione mezzo sportiva, insomma, non so se riesco a dare l'idea, ma con questa è un po' come dire, tu vai con una moto sportiva e vai in giro con la Vespa, ma caspita, ma c'è una differenza proprio di base, nel senso che se tu hai la macchina, se tu hai la moto sportiva, vai, tiri, è inutile che non puoi andare piano, vai. E anche se vai piano, non è la stessa cosa come quando vai in giro con la Vespa. Non so se riesco a rendere l'idea. Ti dà un'altra atmosfera, armonia. Cosa sono, funghi? No, foglie secche. Insomma, è totalmente diverso, ecco. Perfetto. Ecco, lui gira, guardalo, vedi?
Gira, lui sa quello che deve fare. Guarda, neanche mi caga, vedi? Lui sa già. Ui, amico, guarda, fagotto un cazzo proprio. Eccolo, vediamo, adesso gli vado vicino, speriamo non mi prenda per un cinghiale. Ciao amico, come va? Vedi, guarda, è una professional, eh? Adesso me lo vedo uscire di qua. Guarda, cazzo che tipo. Eccolo qua. Come va? Ciao. Guarda. Gira di qui, perché qui butto sempre roba da mangiare. Per gli uccelli. Guarda che i cinghiali sono dall'altra parte. Che tipo. Mi sembra il cane del, come si chiamava? Il comandante Mark. Aspetta, come si chiamava? Il cane quello di Alan Ford. Sono venuti anche di lì, eh? Ciao caro, come va? Ciao bello. Cicco, cicco, cicco. Cicco, cicco. Ecco, però bravo. Mi raccomando, i cinghiali, prendili tutti.